La casa rifugio è una casa ad indirizzo segreto nella quale vengono accolte donne che subiscono violenza. E come verranno spesi? Verranno spesi a totale beneficio delle donne. Intanto la casa rifugio è un appartamento che ha un costo, affitto, costi fissi, luce, telefono e altro, quindi già una parte di soldi andranno per questo, ma le donne che accogliamo quando arrivano in casa rifugio normalmente o molto spesso provengono da una situazione di urgenza, quindi arrivano e non hanno con sé assolutamente niente, quindi non hanno vestiti, non hanno soldi, alcune volte non hanno documenti perché vengono sottratti dal maltrattante, quindi hanno proprio bisogno anche di sostegno di beni di prima necessità, quindi andranno sicuramente a totale beneficio delle donne che accogliamo. Infatti la nostra associazione insieme anche ad altri soggetti come la provincia, il comune, fa anche sensibilizzazione all'interno delle scuole, perché sappiamo che la violenza è strettamente legata a un fenomeno culturale e quindi cerchiamo di fare promozione e informazione fin dalle scuole, e quindi in questo siamo impegnati tutto l'anno. In più gestiamo per conto della provincia degli sportelli informativi nelle quattro zone: Valdarno, Casentino, Valdichiana e Valtiberina, dove è aperto uno sportello settimanale proprio di informazione per le donne che hanno bisogno di questo, quindi un anello intermedio tra la situazione della donna e l'eventuale casa rifugio o l'eventuale centro antiviolenza, quindi proprio come posto dove è possibile avere informazioni.